Un turno di campionato a dir poco perfetto per il Gela e Biancazzurri conquistano altri 3 punti sul campo della Cittanovese imponendosi per 2-0. Per la prima volta il Gela non subisce gol ed è la prima volta dopo 11 giornate del campionato di Serie D Girone I. Dopo un primo tempo con poche emozioni, nella ripresa si vede in campo un'altra gara. Al 52esimo secondo giallo per Polito, Biancazzurri rimangono in 10. Al 54esimo i padroni di casa hanno l'opportunità di portarsi in vantaggio su calcio di rigore. Si incarica della battuta Ficara, Castaldo devia in angolo. Al 64esimo il Gela si porta in vantaggio, Sove gioca sul filo del fuorigioco, supera la difesa avversaria e trafigge di destro il portiere avversario, 1-0. I biancazzurri con un uomo in meno impostano la gara aggredendo la formazione di casa cercando la rete del raddoppio in più occasioni. La Cittanovese cerca di accorciare le distanze, ma la difesa gelese copre bene gli spazi senza mettere in difficoltà il portiere Castaldo. Al 95esimo arriva la rete del definitivo 2-0. Sowe libera Schisciano, il centrocampista scocca un tiro in diagonale, la palla sbatte sul palo ed entra in rete. Con questo successo i biancazzurri si portano al terzo posto in classifica, quota 20 punti. Adesso testa alla sfida di domenica prossima contro la capolista Bari. Ancora non è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega se il match si disputerà al Presti o al Dino Liotta di Licata.